Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi siamo qui per parlare di Funkoverse, ovvero il primo gioco da tavolo lanciato da Funko. È stata notizia di non troppo tempo fa che Funko ha allargato i propri orizzonti di nuovo, proponendoci un prodotto completamente nuovo. Se infatti Funko non è nuova in tempi recenti al mondo giochi, parliamo di videogiochi con dei giochi mobile, questa volta parliamo di veri e propri giochi da tavolo che si chiamano appunto Funkoverse. Se mi seguite su Instagram sapete che la scorsa settimana sono stata ad una fiera e ho trovato la versione di Harry Potter e sono super contenta, quindi li ho comprati immediatamente e nel video di oggi ci occupiamo di fare un primo unboxing per vedere cosa c'è dentro, cosa ci dobbiamo aspettare, eccetera eccetera. Per un video sulla spiegazione di come funziona il gioco e magari una piccola dimostrazione, quello arriverà dopo. Prima devo capire come si gioca. Comunque, questa è la versione base di Funkoverse a tema Harry Potter, l'ho pagata $49,90, che è il suo prezzo, mentre questa è l'espansione, come vedete più piccolina, l'ho pagata $29,90 ed ha delle caratteristiche leggermente diverse. Entrambe possono essere giocate singolarmente, quindi se non volete magari prendervi quello grande potete prendere quello più piccolino. Per ogni versione, quindi Rick and Morty, DC e Golden Girls, di cui sono usciti i vari set, funzionano tutti così: set base 4 personaggi, espansione 2 personaggi. Ora non perdiamo tempo e passiamo subito a guardare le scatole di questi Funkoverse. Ecco qui la nostra scatola, la prima cosa che vi faccio notare è che la dicitura è strategy game, quindi è un gioco da tavolo di strategia. C'è questo bellissimo artwork digitale con lo scontro Voldemort e Harry. In questa finestra trasparente possiamo vedere i nostri segnalini, perché questi sono proprio i segnalini che useremo nel gioco. Abbiamo Hermione, Harry, Voldemort e Bellatrix. Sul retro invece ci fa vedere un'anteprima di quello che è il gioco vero e proprio, quindi col tabellone aperto, con tutti i vari elementi, schede, eccetera, eccetera. Ci dice che include due mappe giocabili, ovvero Diagon Alley e la stanza delle necessità, che guarderemo tra poco nell'unboxing. Questo qui è il numero 100 ed è consigliato dai 10 anni in su, dai 2 ai 4 giocatori. Una partita dovrebbe durare dai 20 ai 60 minuti. Passando all'espansione, vedete che è sostanzialmente la riproposizione di quello che abbiamo appena visto in formato più piccolino. L'artwork digitale mi piace moltissimo, abbiamo Ron e Draco in primo piano, che sono proprio le due pedine aggiuntive che troviamo qui, sempre nella finestrella trasparente. Questo set è il numero 101, perché sapete che se la Funko non mette numeri ovunque non è felice, e anche questo include due mappe giocabili e ci dice infatti che troveremo la foresta proibita e la lezione di pozioni. Anche qui abbiamo una piccola anteprima di quello che è il tabellone di gioco con tutti i vari elementi. Ora che abbiamo guardato la parte esterna, possiamo finalmente procedere con l'unboxing e scoprire definitivamente cosa contengono questi giochi. Noi ci vediamo alla fine del video. Eccoci pronti con l'unboxing, qui abbiamo il nostro set base, qui abbiamo l'espansione, ma cominciamo dal set base. Ora che abbiamo visto tutte le caratteristiche della scatola, finalmente la apriamo perché sono super curiosa. Ho già provveduto a tagliare i ben 4 sigilli che c'erano sul retro. Ok. Ok. Quindi abbiamo questa parte in plastica performata, però guardate che carina, è fatta un po' tipo roccia, quindi non è proprio un riempitivo e basta. Qui c'è un buco vuoto che sinceramente non capisco cosa dovrebbe contenere. Qui abbiamo le nostre pedine, ma le guardiamo per ultime perché vorrei vedere questi sacchettini, che sono l'unica cosa che dall'esterno non potevamo vedere. Qui abbiamo sicuramente le 4 basette per i nostri personaggi e abbiamo anche due oggetti, che poi capiremo esattamente cosa sono, questi due qui, e sono chiaramente quelli che possiamo mettergli nella seconda mano, quindi svelato il mistero, sono questi due, non ho capito cosa sono. Fate attenzione però perché sono pezzi molto piccoli, come vedete si perdono in un secondo. Qui abbiamo varie tessere
che sicuramente saranno da mettere sul tabellone. Ad esempio qui abbiamo un Death Eater e Knock It Down, più tutti questi con varie forme e simboli che sicuramente impareremo ad usare grazie alle istruzioni. Ce ne sono veramente un bel po', quindi bene. Qui abbiamo sei dadi con questi simboli particolari. Eccoli qui. Mi sembrano fatti molto bene, hanno un bel peso e sono anche stampati bene, quindi fantastico. E qui finalmente abbiamo la cosa che volevo vedere di più, ovvero queste gemme che ancora non so cosa servono, ma lo scopriremo. E wow, sono stupende, cioè sono bellissime. Era la cosa che mi incuriosiva di più perché ho sempre visto i render digitali e finalmente eccole qua, sentite come suonano bene. Queste mi piacciono da morire, non vedo l'ora di capire a cosa serviranno. Finalmente vediamo le nostre pedine e oh, accidenti, sono incastrate veramente bene. Ho quasi paura a toglierle, cioè sono incastrate tantissimo, nel senso che non si riescono a tirare fuori così agevolmente. Io lo farò dopo con calma per farvele vedere da vicino con qualche clip. Comunque abbiamo il nostro Voldemort, abbiamo Bellatrix, Harry Potter ed Hermione Granger. Per essere delle pedine sono belle grandi, ovviamente sono un po' più piccole di un pop, ma sono comunque scolpite molto molto bene. Andiamo a togliere questa parte qui e guardiamo sotto, che dovrebbe esserci il tabellone. E infatti eccolo qui, sopra il tabellone abbiamo un po' di cose. Ok, abbiamo questo sacchettino, i vari elementi che ogni giocatore può usare, le carte dei personaggi con tutte le caratteristiche. Sono veramente molto carine e sono stampate bene, la grafica mi piace tantissimo. Qui abbiamo quelle che sono le istruzioni, come vedete sono belle corpose, c'è un bel po' da leggere, quindi credo che ci vorrà un bel po' per assimilare tutto quello che c'è scritto qua dentro. E finalmente eccoci con il tabellone. Ha la sua plastica trasparente, ma noi adesso togliamo tutto, lo apriamo e lo guardiamo subito. Eccolo qui, adesso lo apriamo e vediamo quanto è effettivamente grande. Dunque, su questo lato abbiamo Diagon Alley, dove questa è la bottega dei fratelli Weasley. Questo è sicuramente un rivenditore, qua ci sono due piume, infatti vediamo anche civetta, gabbie e tutto ciò che è per la scuola. Questo dovrebbe essere la bottega di Ollivander. Qui nel centro abbiamo una parte della Gringotts, c'è scritto anche qui fuori Gringotts Bank. Qui abbiamo tutto il negozio di scope e materiale da Quidditch, infatti qui c'è l'insegna con il boccino d'oro. E qui direi che c'è solamente una taverna slash locanda. E poi abbiamo la strada centrale di Diagon Alley. Ora, girandolo dall'altra parte, andiamo a vedere com'è fatta la parte della stanza delle necessità. Ecco qui la stanza delle necessità, come vedete sempre divisa a tabellone, ma molto meno schematica della parte di Diagon Alley. Abbiamo i vari cumuli di cose. Qui c'è il cumulo di sedie che abbiamo visto anche nel film, un'arpa. Qui abbiamo varia roba per terra, scope, libri, immagini di Sirius Black qui e qui. Dall'altra parte abbiamo gli altri due mucchi, qua sempre con cianfrusaglie. Questo dovrebbe essere, se non mi ricordo male, l'armadio che usa Draco nella stanza delle necessità, però correggetemi se sbaglio, perché comunque visto dall'alto eccetera eccetera, qui c'è la spada di Grifondoro, punto di domanda. E quindi questa è la parte della stanza delle necessità. Passiamo all'unboxing della nostra espansione, sono super super curiosa. Qua abbiamo i nostri due personaggi, quindi Draco e Ron, sempre la stessa plastica performata, sagomata in questa maniera carina. La disposizione più o meno come quella di prima, qui abbiamo le due basette,
teste con un solo oggetto da tenere in mano, che è la scopa. Qui abbiamo sempre i vari segnalini da poi utilizzare nel tabellone ma anche sulle schede. Una cosa che cambia è che qui abbiamo Slytherin Student, altro set di dadi come quelli di prima, sempre 6, sempre grigi, sempre con gli stessi simboli. E anche qui abbiamo il nostro set di pietruzze, le ritiro fuori perché mi piacciono troppo, sono esattamente come le altre, non ce ne sono di grandi come abbiamo visto prima, ma sono veramente troppo troppo fatte bene, le adoro. Quindi andiamo a vedere la parte sotto. Anche qui abbiamo esattamente come prima il sacchettino con tutte le varie schede dei due personaggi, tutte le caratteristiche, comprese queste schede belle grandi. Anche qui abbiamo le istruzioni, anche questo libretto bello corposo. E adesso apriamo anche questo tabellone, vediamo quali sono i due lati, cosa troviamo e se è più piccolo dell'altro. Ecco qui il nostro tabellone, su questo da una parte abbiamo la foresta proibita, dall'altra abbiamo la classe di pozioni, quindi vediamo quanto è differente dal tabellone base. Ok, siamo di fronte a una cosa diversa, perché come vedete nella parte centrale abbiamo proprio il tabellone. E qui effettivamente ecco la classe di pozione con le varie piccole stanze, con tutti i vari tavoli attrezzati. E da entrambe le parti, cosa che nell'altro tabellone non c'era, abbiamo tutti gli slot per mettere i vari componenti che servono al giocatore. Quindi abbiamo item card, status card, character card, ability tokens, e quindi qua abbiamo già tutto predisposto. Questo è identico dall'altro lato, mentre la foresta proibita è esattamente in stile dell'altro tabellone. Non abbiamo le indicazioni come nella parte retro, abbiamo tutta la griglia, l'unico ostacolo diciamo in questo caso sono gli alberi. Abbiamo vari elementi come ad esempio questo scheletro di unicorno, direi. Qui oltretutto abbiamo la macchina dei Weasley e per il resto vedete abbiamo radici con questa fonte super luminosa, quindi questa è la parte della foresta proibita. Quindi ragazzi, questo è stato l'unboxing di Funkoverse. Un po' di opinioni a caldo, visto che ho aspettato di fare il video per aprirli, non li ho guardati prima. Di primo impatto mi sono piaciuti molto, i materiali sono secondo me molto ben fatti, c'è la possibilità di scoprire un gioco completamente nuovo che possiamo giocare insieme agli amici. Come avete visto c'è sia la versione grande che la versione più piccola, che però vi permette di eventualmente spendere un po' di meno ma giocare comunque a Funkoverse. Questa cosa mi piace, perlomeno abbiamo tutti una scelta, quindi per il momento per me sono approvati. Ora ci sarà da capire come effettivamente si gioca, con calma me lo studierò e poi faremo un video molto più approfondito in cui vi spiego come effettivamente si gioca, e lì le opinioni potrebbero poi cambiare, dipende, vedremo. In ogni caso fatemi sapere voi cosa ne pensate, se da questo unboxing vi siete fatti un'idea, se vi piacerebbe comprarlo, eccetera eccetera. Come sempre potete dirmi tutto quello che volete qui sotto nei commenti. Io come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video, per il resto noi ci vediamo molto presto qui sul canale. Ciao.